Bene, risolviamo nel modo più rapido possibile questi problemi della verifica del 10 ottobre. Qui abbiamo un'equazione di reazione da bilanciare che è relativa all'ossidazione del rame tramite l'acido solforico. Quindi iniziamo con il bilanciamento. Vediamo che a destra ci sono attualmente 7 atomi di ossigeno, mentre a sinistra possiamo solo avere multipli di 4, quindi evidentemente dovremo partire da un minimo di 2 molecole di acido solforico. E in questo modo, per esempio, mettendo 2 atomi di idrogeno, noi abbiamo 2 molecole d'acqua, abbiamo bilanciato gli idrogeni che sono diventati 4, gli ossigeni che sono diventati 8 da entrambi i lati, e il rame che è 1, gli atomi di zolfo che sono 2, uno nel solfato di rame che è rimasto non ossidato e non ridotto, cioè non è cambiato, è rimasto solfato come prima, e l'altro che invece evidentemente ha subito una riduzione perché il numero di ossidazione dello zolfo nell'acido solforico era 6 e adesso è diventato 4, mentre quello del rame è aumentato da 0 a più 2 nel solfato. Quindi abbiamo avuto un'ossidazione del rame di 2 unità, da 0 a più 2, e contemporaneamente una riduzione dello zolfo di 2 unità da più 6 a più 4. Perciò l'equazione doveva essere facilmente bilanciabile. Quindi una volta che abbiamo i nostri coefficienti 1, 2, 1 e così via, 1 e 2, passiamo a calcolarci la riga delle moli della quantità di sostanza in mol. In questa riga partiamo subito da quelle di rame, che possiamo facilmente ottenere vedendo quante volte la massa di una mole di rame, che troviamo qua sotto, 63,55 grammi, deve essere presa per arrivare al totale di 0,4776 grammi di rame. Quindi devo dividere la quantità a cui devo arrivare, 0,4776, diviso per la quantità che mi rappresenta una mole, cioè 63,55 grammi, e vedo che le moli che devo prendere per fare quella massa sono 0,20751. Se vogliamo prendere 4 cifre significative, quante ne ha il dato della massa di rame, prendiamo anche questo 5 che viene dopo, che poi è seguito da un 3, quindi 75, 15. Bene, per quanto riguarda l'acido solforico, invece è ciò che ci viene richiesto dal problema, cioè quanto acido solforico dovremo mettere per trasformare completamente, cioè ossidare tutto il rame e trasformarlo in questa sostanza solubile in acqua, cioè il sale, solfato rameico, secondo l'equazione che abbiamo appena bilanciato. Quindi qui possiamo metterci un grosso punto interrogativo che sta a significare che le moli sono quelle che dovremo trovare, e una volta che le avremo trovate potremo anche ricavarci il volume dell'acido solforico. Non ci serve niente di ciò che sta a destra della freccia, quindi andiamo a ragionare con i nostri coefficienti stechiometrici, cioè una volta che abbiamo le moli di rame, vediamo che dall'equazione bilanciata che le moli di acido solforico sono esattamente il doppio, devono essere esattamente il doppio. Il rapporto stechiometrico è 2 a 1,
Di conseguenza non dobbiamo fare altro che raddoppiare questo numero. Il doppio di questo numero è 0,015. Sulla cifra dei decimillesimi dovremmo avere questo, quindi 150-30, 150-30. Siamo arrivati alla sesta cifra dopo la virgola, e infatti ci siamo. Ok, ora basta trasformare la quantità in moli di acido solforico nella quantità in volume di questa soluzione, che contiene, se è 0,1 molare, significa che contiene 0,1 moli per ogni litro. Quindi noi dobbiamo vedere, se vogliamo trovare i litri, dobbiamo vedere quante volte le 0,1 moli che stanno in ogni litro le devo prendere, quante volte devo ripetere le 0,1 moli, cioè il litro, per fare tutte le moli che noi dobbiamo trovare. E quindi dovremmo dividere, per avere il volume in litri, dovremmo dividere la quantità, il quantitativo totale in moli, per dividerlo per le moli che stanno in ciascuno di questi litri. E il risultato, ovviamente, di questa divisione per un decimo sarà un volume 10 volte maggiore, cioè 0,15030. Litri. Se lo vogliamo in millilitri, questo corrisponde a 150,30 millilitri. E questo quindi ci dà la soluzione del problema. Quindi, se noi metteremo questi 150,3 millilitri sopra ai 477,6 mg di rame, avremo che tutto il rame dovrà reagire con l'acido, e anche tutto l'acido dovrà reagire con il rame, per cui alla fine non dovremo avere né rame in eccesso né acido solforico in eccesso. Se metteremo un po' più acido, questo acido solforico extra rimarrà eccedente. Se ne metteremo di meno, nei 150, allora avanzerà un po' di rame che non avrà il reagente necessario per trasformarsi. Passiamo al secondo problema. Si pongono 2 grammi di rame metallico in 25 ml di acido nitrico a concentrazione 4 molare, cioè 4 moli per ogni litro. Stabilisci qual è il reagente limitante e calcola le quantità di sostanza in moli dei reagenti e dei prodotti a fine reazione, assumendo la seguente stechiometria. Quindi in questo caso non dobbiamo bilanciare niente. Allora, visto che non abbiamo le moli né del rame né dell'acido nitrico iniziali, dobbiamo calcolarle a partire dalla massa per il rame, a partire dal volume per l'acido nitrico. Abbiamo visto nel problema precedente come passare dalla quantità in moli che ci siamo calcolati grazie alla stechiometria al volume avendo la molarità nota. In questo caso dovremo fare semplicemente la trasformazione opposta, cioè avendo il volume e avendo la concentrazione potremo ricavare la quantità in moli. E quindi facciamo per prima cosa questa trasformazione. Se noi sappiamo che in ogni litro ci sono 4 moli, noi possiamo anche dire che in ogni millesimo di litro ci sono 4 millesimi di mole, cioè 4 millimoli. In ciascuno di questi 25 millilitri, in ciascuno di essi, ci sono 4 millesimi di mole.
Quindi la quantità complessiva di sostanza acido nitrico contenuta in questi 25 ml deve essere il quadruplo di questi 25 ml. Quindi 25 per 4 sono 100 millimoli e 100 millimoli sono 0,1 moli. Quindi possiamo andare senz'altro qui a scrivere che noi abbiamo 0,1 millimoli, anzi moli, perché sarebbero 100 millesimi di mole e quindi per fare una mole ci vogliono 1000 millesimi, ma noi ne abbiamo 100, quindi è un decimo e un decimo si scrive 0,1. Ora, per quanto riguarda il rame, facciamo esattamente come abbiamo fatto prima. Prendiamo la calcolatrice, sappiamo che la massa complessiva che dobbiamo ottenere è di 2 grammi. Sappiamo che ogni volta che prendiamo una mole prendiamo 63,55 grammi, quindi dobbiamo vedere quante volte dobbiamo ripetere questa massa di una mole, 63,55, per arrivare ai grammi in tutto che abbiamo, che sono 2. Quindi 2 diviso 63,55 è uguale. Questa volta ci teniamo soltanto 3 cifre significative perché beh, sì, qui ne abbiamo 4 nella cifra dei grammi, quindi prendiamone 4, anche se ne abbiamo solo una per l'acido nitrico in pratica. Quindi sono 331,47. 0,031,47 moli. Qui è inutile ripetere moli perché l'abbiamo scritto all'inizio della nostra riga. Queste quindi sono le quantità iniziali I. Ecco qua, adesso si capisce che è una I. Allora, mentre le quantità iniziali di prodotti, all'inizio ovviamente prima ancora che reagisca, saranno 0 e 0. Ok, la quantità di reazione si trova semplicemente dividendo le quantità in moli e ci serve soltanto quella dei reagenti perché lo scopo attualmente di calcolarci la quantità di reazione è solo quello di individuare il reagente limitante, quindi ci serve di vedere il valore di NR, la quantità di reazione, per i due reagenti. Quindi ce lo calcoliamo per essi e vediamo che 0,331,47, il risultato del calcolo precedente, diviso il coefficiente del rame che è 3, ci dà 0,01049. Mentre quello dell'acido nitrico dobbiamo dividerlo per 8, è di 0,1 moli diviso 8 che farà 0,0125. Allora, 0,0125. Ora, qual è il più piccolo di questi due numeri? Di poco è il rame, il che significa che il rame si consumerà tutto. E invece l'acido nitrico no, cioè rimarrà in leggero eccesso. Questo numero è più piccolo di questo e come valore di reagente limitante quindi è il rame. E abbiamo risposto alla prima parte del problema, qual è il reagente limitante? Ora passiamo alla seconda parte, calcoliamo le quantità di sostanze in mol di tutti i reagenti e dei prodotti a fine reazione. Calcoliamo il delta. I nostri delta, le variazioni quindi, saranno basate sul reagente limitante e non sull'acido nitrico. Quindi noi dovremo utilizzare, sappiamo che la quantità di rame che si consumerà sarà meno quello che c'era inizialmente perché il reagente limitante è il rame, quindi 0,3147. Potremmo anche scrivere la quantità finale 0 meno la quantità meno la variazione, cioè la variazione deve essere uguale al il coefficiente rimoltiplicato per 3. Se lo rimoltiplichiamo per 3, ovviamente riotteniamo la quantità iniziale che dovrà sparire. Quindi qui abbiamo meno e possiamo anche scrivere direttamente che cosa rimane facendo la sottrazione 0,031,47.
con l'addizione più la variazione che è negativa, quindi meno 0,03147, ciò che rimane è 0,00000 e 0. Non rimane niente. Mentre per quanto riguarda l'acido nitrico qualcosa rimane. Noi dobbiamo calcolare la variazione. Come facciamo a calcolare la variazione? Prendiamo la quantità di reazione che coinvolge sia il rame, sia l'acido nitrico, sia tutti i prodotti che si formeranno, che vale 0,01049, e la rimoltiplichiamo per il coefficiente stoichiometrico dell'acido nitrico, perché non tutti questi 0,0125 di quantità di reazione reagiranno nel caso dell'acido nitrico, ma solo quelli del reagente limitante. Per cui dobbiamo fare l'operazione, la mettiamo qui in mezzo, magari 0,0149 per 8, che è il coefficiente dell'acido nitrico, per recuperare la quantità in moli uguali, e vediamo il risultato. C'è un errore, 0,01049, che mancano 0, quindi 0,01049 per 8. E questo ci dà la quantità in moli che reagirà di acido nitrico, quindi la variazione, quanto se ne consumerà. Quindi avremo un meno 0,08392. Visto che all'inizio ce n'erano 0,1, facciamo la sottrazione. Ci mettiamo un po' di zeri per farla in colonna e andiamo a vedere quello che rimane alla fine. Semplicemente facendo meno 0,1 uguale e cambiando di segno. Ce ne devono rimanere 0,01608. Bene, quindi abbiamo calcolato sia la quantità di rame che la quantità di acido nitrico che si sono formati. Per quanto riguarda i prodotti, invece, le loro variazioni devono essere positive. Cioè, nel caso del nitrato rameico, dovremo prendere il nostro 0,01049, moltiplicarlo per 3 perché il coefficiente del nitrato rameico è 3. E quindi avere qui un più, bel più 0,03147, dato che la moltiplicazione per 3 di 0,01049 per 3 fa appunto 0,03147. Nel caso dell'ossido di rame, di azoto, cioè, dobbiamo invece moltiplicare per 2, quindi 0,1049 per 2 farà 0,0, dove c'è un 1 mettiamo un 2, poi mettiamo uno 0 e poi 49 per 2 fa 98. E mentre se dobbiamo fare per 4, sarà sufficiente raddoppiare nuovamente, quindi se noi andiamo a raddoppiare nuovamente qui otteniamo 0,40, questo fa 196, quindi 98 per 2 è 196, 196. Bene, e adesso abbiamo le variazioni, dobbiamo semplicemente sommare le quantità iniziali che erano 0 alle variazioni. Così come abbiamo fatto per i reagenti, si somma ciò che c'era prima più la variazione. Se la variazione è negativa, questo si trasforma in una sottrazione. Se la variazione è positiva, si trasforma in un'addizione. Quindi non devo fare altro che fare copia e incolla e mettere le quantità in moli richieste. E così abbiamo completato anche il secondo problema.